Ragazzi, buonasera. Allora, commentiamo questo calendario di Serie A. Ragazzi, calendario molto ostico. Iniziamo subito col botto. Iniziamo subito col botto perché abbiamo la trasferta di Parma alla prima giornata, il Napoli subito all'Allianz Stadium nella seconda giornata e la Fiorentina a Firenze la terza giornata. Quindi le prime tre giornate saranno molto ostiche, molto complicate. Speriamo che la Juventus potrà acquistare la forma in questi giorni, magari in questo mese migliorerà, perché fino adesso, come tutti sapete, dopo le amichevole la Juventus è stata, a livello di gioco, almeno io parlo, un po' inguardabile, quindi ancora la forma è lontana da quella che dovrebbe essere. Anche il gioco è lontano da quello che tutti sappiamo che riesce a fare. Diciamo che riesce a inculcare alla squadra Sarri. Quindi speriamo che la Juventus riuscirà a migliorare in questo mese di agosto, perché sinceramente le prime tre giornate sono devastanti. La trasferta di Parma, come tutti sapete, non è mai facile. Poi il Napoli, che è l'avversaria più forte che abbiamo alla seconda giornata, la Fiorentina a Firenze, che quelle si levano la vita contro di noi. Come inizio, diciamo che non c'è male. Subito alla settima giornata abbiamo i prescritti, il parrucchino Conte abbiamo, quindi a Milano. Quindi le prime giornate, se non dovessimo acquistare la forma, potremmo perdere tanti punti. Speriamo di no, perché non sempre riescono le rimonte. Ma io sono fiducioso perché ancora siamo in estate. Quindi, ora che lo sapete che il calendario incomincia in salita, che incomincia in salita, completiamo questo mercato dignitosamente. Cerchiamo di comprare questo centrocampista, magari che manca, che riesca a organizzare le idee, il gioco e tutto. Cerchiamo di comprare un terzino sinistro, magari accettabile, perché De Ciglio è inguardabile. Cerchiamo insomma di coprire tutti i difetti che ci sono, perché l'avete visto tutti, il campionato inizia subito in salita e perdere punti all'inizio. E non è mai bello, perché poi ti trovi a rimontare l'avversario, devi rimontare l'avversario. E non è sempre festa, perché quest'anno l'Inter del parrucchino, l'Inter dei cinesi, sicuramente ci darà battaglia, anche se è una squadra di merda, ma ci darà battaglia fino alla fine. E quindi il Napoli è sempre agguerrito, tra l'altro si rafforzerà, il mercato ancora è all'inizio, quindi non sempre riescono le rimonte. Quindi ragazzi, anche se noi tecnicamente e tatticamente siamo i più forti, dobbiamo riuscire ad ottenere la forma adesso, cioè nel più breve tempo possibile. Poi cosa c'è? Cosa è uscito nel calendario? L'undicesima giornata c'è il derby, ma nella fase finale diciamo che poi le partite, diciamo che sono tranquille, sono alla portata della Juventus. Diciamo che iniziamo subito in salita le prime tre giornate, quindi non dico che Juventus fa 9 punti, cioè 0 punti, è improponibile questa cosa, però. E perdere, sai, 3 punti sarebbe possibile, perché in una trasferta di Firenze, in una trasferta di Napoli, soprattutto se noi non dovessimo acquistare la forma, tutto sarebbe possibile. Ma speriamo bene. Io mi fido di Sarri, che riuscirà a dare subito la mentalità a questi giocatori, li farà svegliare subito. E quindi, ragazzi, il calendario è uscito. Siamo alla Juventus, non dobbiamo avere paura di nessuno, questo è vero, ma la nostra più grande paura non è i giocatori che abbiamo, ma è il problema che siccome abbiamo cambiato tutto quest'anno allenatore e abbiamo cambiato anche giocatori, il problema più grande è quello di riuscire a fare amalgamare giocatori e anche a far sì che Sarri inculchi nella mente dei giocatori, insomma, la sua mentalità e il suo gioco. Questo è il problema. Speriamo che lo farà nel più breve tempo possibile, perché sicuramente le prime tre giornate di campionato non ci aiutano. Detto questo, ho visto i video di tutti i miei youtuber preferiti, il video di Massimo Sacco, ti faccio i miei sinceri auguri, Massimo, perché tu sei una roccia, quindi non ti può fermare un problema di merda nel sedere. Detto questo, saluto anche Donato Inglese. Donato, non fottitene, perché tanto l'importante è che non è niente di grave, i capelli poi cresceranno. Ho visto anche il video del grande enigmista, che lui sembra dà tanta carica e dà tanta carica ai tifosi, lo seguono tutti. Caro enigmista, ti condivido, ti guardiamo tutti, ti guardo io e anche tutti i miei colleghi, tranquillo che aumenteranno i tuoi iscritti. E
Adesso guarderò, devo guardare ancora il video del mio caro amico Davide Siracusano che ha fatto una diretta lunga, fra poco lo guarderò. È quello di Roberto Palermo. Ti faccio i complimenti in Bare Palermo, ti faccio i complimenti, sei un indovino, bravo, indovinato io non si Parma. Senti, quest'anno, come ha detto anche Max, se mi fai vincere qualche soldo, facciamo qualche scommessa assieme, ok? Sei un grande, ma Roberto. Bare Palermo, sei un grande, io non si Parma, bravissimo. Detto questo, ragazzi, vi saluto tutti. Mi raccomando, sempre forza Juve e speriamo che il mercato non sarà finito qui e che verranno altri pezzi da 90. Ciao a tutti, ragazzi.